anni, vai. Bye bye. Casa di Patong, e ovviamente quando si inizia a lavorare iniziano i piccoli imprevisti, i piccoli problemi. Infatti ci ha chiamato adesso l'ospite e dice che non funziona la cassaforte, il miscelatore della doccia, e quindi nel bel pieno di un acquazzone stiamo andando a risolvere questo problema. Vero Tui? Vero. E dopo questo mezzo viaggio andrò a fare una bella partita a padel, ma niente, oggi non smette, non vuole smettere di piovere da 24 ore, incredibile. Comunque i thailandesi non li fermi neanche con la fine del mondo. E intanto nella strada abbiamo incontrato una bella frana, ma in effetti con tutta sta acqua, cioè il terreno è diventato fango, guarda qua, no. Quasi arrivati a Patong, andiamo a sistemare questi piccoli problemi in casa dell'ospite e nulla, ci vediamo a pranzo. Ok, and? Ok, perfetto, brava tu. Yeah. Ragazzi, non smette, non smette! Incredibile! Toc Leo! Qui si iniziano così. Riparano i danni del nubifragio, praticamente ieri qui navigavano col gommone. Alcune macchine si sono parcheggiate da sole sui marciapiedi. Il mare è marrone, è incredibile. Praticamente viviamo dentro una nuvola. La pubblicità degli incontri di Muay Thai non smette neanche quando c'è la fine del mondo. Guarda là, come si sono bruciati. Qui in zona Catu c'è questo ristorante che medita, adesso ve lo faccio vedere. Sta proprio di fronte al Tiger Kingdom e si chiama Zurich qualcosa. Stile molto bello. C'è anche del pane e dei cornetti ottimi. Ed ecco per tu il solito affatto caprao, fatto caprao. La sua zuppetta, che con 35 gradi ci sta sempre bene. Invece il mio sandwich vegano. Tra un'ora si va a giocare a padel. Ma come ti sei vestita? Niente, ancora piove, ho appena finito di farmi una partita a padel con degli amici e siamo incastrati qui, intanto Phuket è tutta allagata. Alla fine ha smesso di piovere finalmente e proviamo ad andare ad assaggiare un nuovo ristorante qui vicino che fa soltanto ravioli. Alla fine siamo arrivati in questo ristorante vietnamita dove praticamente fanno, ecco il maschiaccio di lui, con i pantaloni di calcio, dove c'è questo furgoncino che prepara soltanto ravioli. Ho consultato i commenti prima e sembrano ottimi, ma vediamo. Comunque anche quando piove ci sono sempre quei 26 gradi, quindi si sta veramente bene. Ovviamente è super vietato sedersi in Thailandia senza ordinare una birra. Ah, Tui, la campagnola mi ha appena detto che questa è marijuana per i gatti. Conosce tutto. Tutto quello che riguarda l'agricoltura. Qua si mangiano la radice.
maybe this is for food. Ho ordinato una zuppa. Ok. Un po' lei da meni? Ok. Che zuppa? No, non ci credo. Ok, vedo chi mi fa. Ragazzi, sta male. Questa è follia, lui. Cioè, con questa io andrei in ospedale. Forse. Hello, today. Buona tui? Ti piace? Eh? Da 1 a 10? 100. 100? Mm-hmm. Oh, addirittura. È arrivata la prima porzione di ravioli. Ne avevamo ordinati 3 ma ne sono arrivati 5. Che cacupe, guarda, c'è normale da te. Oh, vivo! Avevo troppa fame per descrivere il gusto di questo raviolo. Comunque dentro c'era hamburger, poi sopra formaggio. Vorrei descrivere cosa sono questi, ma mi sono dimenticato. Tu urla come una pazza. No, ci tiene a dire che era buono. Vabbè, niente, saranno buoni, ma non mi ricordo come sono. Ok, questi me li ricordo molto bene, questi sono il gusto pizza. Praticamente sopra c'è pomodoro e mozzarella, dentro non lo so, ma devono essere buoni, il colore c'è. Com'è sto gusto pizza? Buono? Buono. Buono. Oggi primo giorno di lavoro per Tui, lo vedo molto pensieroso. Cosa sta pensando? Thank you.